Montesilvano, capitale mondiale giovanile di scacchi, è in pieno svolgimento al Pala di Martin l'appuntamento iridato, iniziato il 13 novembre e che andrà avanti fino al 25. Numeri importanti accompagnano la rassegna, come sottolinea il direttore del torneo, Roberto Mogranzini. Per la prima volta viene in Italia uno dei più grandi eventi scacchistici in generale, il campionato del mondo under 14, 16 e 18 anni. Abbiamo qui a Montesilvano 90 paesi da tutte le parti del mondo, da tutti i 5 continenti. Abbiamo dalla Nuova Zelanda al Brasile, alla Cina, all'Uzbekistan, al Sudafrica, insomma veramente da tutte le parti del mondo. È un evento molto importante sia dal punto di vista sportivo, in quanto abbiamo 800 ragazzi che si stanno confrontando per 11 giorni qui a Montesilvano, ma ovviamente anche una ricaduta turistica e mediatica molto importante. Stiamo parlando di quasi 30.000 presenze sul territorio di Montesilvano, e mediatico perché abbiamo veramente migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone che da tutto il mondo seguono il torneo, perché abbiamo messo una diretta live streaming giornaliera quotidiana e 220 scacchiere online, quindi le persone da casa possono vedere le mosse che stanno giocando questi campioni, perché si tratta ovviamente dei giovani più forti al mondo di ogni nazione che sono qui a Montesilvano, e quindi c'è una grandissima ricaduta anche mediatica per quanto riguarda questo evento internazionale. Adriano Tocco, presidente della Commissione Turismo Montesilvano, si sofferma sull'importanza di aver attivato sul territorio un evento così rilevante in grado di destagionalizzare il turismo. La cosa importante è che tutti i partecipanti, atleti e accompagnatori hanno possibilità di visitare la nostra regione, perché comunque giocano solo il pomeriggio, quindi hanno un tempo libero per poter visitare la nostra città, visitare l'Abruzzo, e questo è un ottimo veicolo promozionale della nostra destinazione turistica. Quindi siamo felici di questo e sono certo che sarà l'inizio di una lunga collaborazione con la federazione. Speriamo l'anno prossimo poter annoverare un altro mondiale, che è il mondiale Under 8 e Under 10.